nasce da un'ispirazione data da questo, da quest'opera che è il simbolo della mostra, il pianoforte, e quindi abbiamo voluto unire la musica alla pittura, che era poi nell'unione dell'arte di Carlo Montarzolo. Mettere in luce l'unione tra la musica e la pittura, da cui nasce la musicalità del colore delle sue opere, è stato questo il filo conduttore della mostra tenutasi negli appartamenti reali della Reggia di Portici, dedicata a Carlo Montarzolo, pittore nato a Terni nel 1922, ma trasferitosi subito alle falde del Vesuvio. Una mostra promossa dalla città metropolitana di Napoli, inserita dal MIBAC nelle iniziative dell'Anno Europeo del Patrimonio Culturale, che ha ricondotto nella terra d'origine le opere dell'artista di caratura internazionale, in un percorso che ne ha delineato i principali filoni, ma che soprattutto ne ha celebrato idealmente il legame con le città di Portici e Napoli, i luoghi della sua giovinezza e della sua formazione artistica. Ma come è stato accolto Montarzolo nella sua città? È stato veramente commovente come in questi 2 mesi di mostra tutti gli amici, i collezionisti hanno voluto condividere con noi questi ricordi. E quindi era per noi doveroso riportarlo a casa e soprattutto in questa sede così prestigiosa che mio padre non finiva mai di decantare. E quindi anche il recupero, la riscoperta attraverso questa mostra di questi luoghi espositivi, di queste sale così importanti, sono state per noi estremamente gratificanti. Una Reggia che fu costruita in questo luogo proprio perché punto di congiunzione tra la retta che sale dal mare e quella che viene dal Vesuvio, 2 elementi che hanno fortemente ispirato la poetica di Montarzolo, tant'è che la mostra si conclude con questo incontro e scontro e confronto tra mare, onde, vento verso il lato marino della Reggia e l'ave vesuviane, Vesuvio, in tutta la sua ancestralità. Il finissage si è articolato in un concerto tenuto dalla pianista Annie Corrado, a testimonianza del legame tra la pittura e la musica, cui l'altro fratello Montarzolo, Paolo, ha dedicato la sua vita, e un convegno moderato dal giornalista Ermanno Corsi. Io sono vesuviano e quando vedo che si organizzano iniziative come questa dedicata ai fratelli Montarzolo, il pittore da una parte e il cantante lirico dall'altra, io dico: ma guarda com'è bello vedere le nostre straordinarie sedi monumentali, artistiche, a riacquistare uno spirito e un'anima e direttamente e indirettamente rimovimentare tutta la fascia, in questo caso parte della città metropolitana di Napoli, che è di grande rilievo. Nel recupero della Reggia Borbonica, la città metropolitana ha investito tanto in questi anni per importanti restauri, l'ultimo dei quali ha riportato all'antico splendore le facciate della Corte Centrale, con l'obiettivo di farla diventare, attraverso mostre, concerti ed eventi culturali, un grande attrattore turistico per tutta l'area. Questa è stata una manifestazione fortemente voluta dalla città metropolitana e anche sostenuta economicamente con un contributo per la realizzazione di questo evento che vede ritornare nella propria terra 2 grandi artisti, 2 artisti che hanno reso famosissimo proprio la cittadina porticese. Ora all'interno di quella reggia, ecco, noi cercheremo di fare in modo che l'attrattore della, diciamo, di questa bellezza che è il polo museale della città metropolitana divenga anche un attrattore culturale per eventi aperti non solo alla cittadinanza ma all'intera area metropolitana.